zingarettiana l'unità, cioè questa unità o... Non cambia mai nulla. Ci ritroviamo sempre alla vigilia delle direzioni a parlare di scissioni possibili. E poi non ci sono mai, per fortuna, quindi non ci saranno neanche questa volta, dai. Non siamo un passo da una nuova scissione questa volta magari da parte dei renziani? Assolutamente no, per quanto mi riguarda. Io leverei Twitter a metà dei dirigenti del Partito Democratico e credo già faremo un passo avanti. Compreso Calenda, Zinchè. Metà dei dirigenti, non inizia appunto, vorrei evitare di continuare con una discussione tutta su personalismi e nomi. Quindi... C'è una ruggine a livello personale e questo secondo me è un problema, perché una comunità politica non deve permettersi di avere problemi personali, deve essere un gruppo il più unito possibile. Che senso ha restare insieme a tutti i costi se poi ciclicamente le polemiche tornano fuori, cioè mentre Salvini si prende il paese il PD continua a guardarsi l'ombelico e a discutere al proprio interno. Ma infatti non ho capito onestamente su cosa abbiamo litigato in queste settimane, credo che dovremmo cercare di lavorare di più per costruire un'unità non di facciata ma vera. Mi sembra che voi parliate di scissioni, di minoranze, di divisioni, dopodiché ognuno fa le proprie scelte. Quella della segreteria da parte di Zingaretti personalmente a me non è piaciuta, non è quello che ci interessa, l'interesse è verso la linea politica. Quando si nomina responsabile delle riforme chi ha fatto la campagna, ha votato per il no, capite che diventa un problema politico, non è un problema di persone. Lotti ha fatto male al Partito Democratico? No, ha fatto male ad occuparsi di cose per le quali non aveva alcuna delega, però si è autosospeso e quindi ha fatto un gesto di grande responsabilità. Io mi aspettavo che una comunità politica fosse solidale nei confronti di un compagno di partito che è oggetto di una gogna mediatica, per come la vedo io, ingiustificata da giorni. E invece purtroppo qualcuno del partito che dovrebbe rappresentarlo, parlo ad esempio di Zanda che è il rappresentante legale del partito, ha utilizzato un giornale per attaccarlo in maniera frontale. Il fatto che ci siano stati degli incontri, qualcuno li definisce inopportuni, ma sono assolutamente diciamo una consuetudine che va avanti da 70 anni circa. Ma è evidente che ci sono ragioni di opportunità. Chi ha un conto in sospeso con un ufficio dello Stato non può occuparsi delle attività di quell'ufficio. Qui c'è una grande ipocrisia, no? E non è solo della politica, ma di tutto il sistema degli intellettuali che circonda. Con gli uni alle porte, con il paese governato dai barbari, questi si dividono, questi fanno polemiche. Ma il problema, se vogliamo essere onesti fino in fondo, è su che cosa siamo uniti. Perché può anche essere che in maniera molto lucida e razionale si debba riorganizzare un campo superando l'idea di un partito unico, perché se noi andiamo avanti così e prendiamo dal 18 al 22, dopo la prossima volta cosa prendiamo? Al 23? Al 24? Per chi dice però che per allargare il campo è meglio farlo con due partiti separati? No, il PD, guardi, è nato per mettere insieme i pezzi e gli altri partiti, nacque mettendo insieme quattro partiti, quindi questa cosa non mi convince. Ma non abbiamo l'ipocrisia di dire, ecco, Ricchetti evoca la scissione, a me non interessa la scomposizione del PD, a me interessa completare l'offerta agli elettori di centrosinistra. Mi chiedete cosa propongo agli elettori di centrosinistra? Sì. Io dico costruiamo, oltre al PD, insieme al PD, una roba che parli a chi non ama l'autoreferenzialità, perché ancora oggi sarà tutto un clima di unità, consapevolezza, responsabilità e ancora una volta uniti intorno a nulla. Buon lavoro!